Buongiorno e bentrovati a tutti da Simply Beats. Siamo nella nostra redazione. Oggi è il nostro gradito ospite Nicola Criseo, che è amministratore unico di Finanziaria Italia. Buongiorno Nicola. Buongiorno Paolo. E con lui parleremo della crescita della società, del modello di sviluppo, dei progetti che state portando avanti. Voi siete una società giovane, ma alle spalle avete già una notevole esperienza che avete accumulato direttamente sul campo. Ecco, ci puoi raccontare quando siete nati e come siete strutturati in questo momento? Ok. Allora, Finanziaria Italia, come dicevi tu Paolo, è una società abbastanza giovane, conta circa quasi 5 anni di vita, però vanta un'esperienza del management di circa 15 anni nel settore dell'intermediazione creditizia. Come prodotto di punta alla gestione del quinto, però offre una vasta gamma di prodotti finanziari sia alla propria clientela che alla propria rete distributiva. E infatti, oltre al prodotto appunto gestione del quinto dipendente, gestione del quinto pensionato e delegazione di pagamento, abbiamo in portafoglio anche il prodotto prestito personale mutuo e anticipazione TFS, che sarebbe l'anticipazione del trattamento di fine servizio dedicato ai dipendenti pubblici e ministeriali. Uno dei vostri punti di forza è la partnership con Vivibanca. Si tratta di un partner estremamente solido che conosce molto bene la cessione del quinto. Concretamente, quali vantaggi avete dall'accordo sinergico che avete sviluppato con questo istituto di credito? Sì, allora Finanziaria Italia ha scelto di affidarsi a Vivibanca perché ha ritenuto effettivamente Vivibanca un partner molto solido, un partner che ha un'esperienza notevole sul mercato e soprattutto nella gestione del quinto, che è il prodotto di core di Finanziaria Italia, tanto vero che viene identificata e viene riconosciuta nel mercato come banca speciality soprattutto nel prodotto gestione del quinto dipendenti e pensionati. Basterebbe solo questo quindi per dare giusta motivazione al perché la scelta è caduta su Vivibanca, però c'è stata anche un'altra valutazione molto importante che ci ha spinto a scegliere questo importante partner, che è stata quella della condivisione della progettualità del modello di sviluppo di Finanziaria Italia. Tanto è vero che ad oggi Finanziaria Italia può dividere la propria produzione in tre macro contenitori, che è la produzione diretta, la produzione semidiretta, la produzione indiretta. La produzione diretta è tutta quella produzione che viene fatta attraverso le attività dirette di Finanziaria Italia mirate all'intercettazione della clientela. La produzione semidiretta invece sono delle sinergie che vengono fatte oppure alcune volte anche proprio vere convenzioni con delle aziende pubbliche, parapubbliche e private e con alcune sigle sindacali, patronate e CAF. La produzione indiretta, per ultimo ma non per importanza, invece è la produzione che viene fatta attraverso la propria rete distributiva dei collaboratori. Quindi abbiamo trovato una forza in Vivibanca perché ha sposato e appoggiato al 100% questo modello. Un altro dei vostri punti di forza è il CRM che avete sviluppato nel corso del tempo. Ci racconti qualche cosa di più dettagliato su questo? Sì, diciamo che Finanziaria Italia ha ereditato il CRM con l'assetto manageriale della società. Infatti è un CRM di proprietà dei manager di Finanziaria Italia, è un CRM che vanta quasi 20 anni di sviluppo da un punto di vista informatico in modo tale che effettivamente possa soddisfare tutte le esigenze sia lato back office di Finanziaria Italia, sia lato amministrativo, sia lato commerciale, sia lato telemarketing sempre di Finanziaria Italia, ma nello stesso tempo anche lato collaboratore, perché è importante pure dare uno strumento informatico lato collaboratore che sia molto snello nella lavorazione, però che sia automatizzato con le varie attività in modo tale che si riducono anche i processi di lavorazione. Il CRM dà un supporto anche amministrativo sia a Finanziaria Italia e sia al collaboratore, perché comunque in automatico, oltre al pro forma, può generare anche la fattura e può fare anche archiviazione fattura, tanto vero che vengono inserite e vengono pescate in automatico le ritenute in ASARCO e le ritenute da conto in base ai regimi fiscali dei vari collaboratori. C'è la possibilità all'interno di ogni pratica di poter dialogare con una live chat, quindi il collaboratore è sempre a contatto con il nostro back office e le risposte effettivamente sono sempre tempestive. Quindi uno strumento operativo importante, direi. E senti, ci puoi raccontare qualche cosa anche del vostro modello di sviluppo e delle agenzie di coordinamento che state sviluppando sul territorio nazionale?
Sì, noi abbiamo iniziato questo progetto circa un anno fa e l'abbiamo sperimentato, abbiamo fatto un'area test sulla sede, quindi la sede l'abbiamo un attimino stoppiato e abbiamo fatto sia un ambito che riguardava proprio la sede dell'azienda e l'altro abbiamo fatto un'agenzia di coordinamento gestito da un collaboratore, quindi che lavorava su Milano e provincia. Cos'è l'agenzia di coordinamento? L'agenzia di coordinamento è un punto, diciamo, di raccolta non solo della produzione, ma tutto quello che può arrivare da quell'area che andiamo a determinare in fase di trattativa con il collaboratore che poi intraprende questa sinergia con noi. Mi spiego meglio. Su Milano e provincia, tutte le sinergie che abbiamo con le varie aziende, con i vari CAF, con i vari patronati, e tutte le collaborazioni che abbiamo con i collaboratori, appunto, passano sotto l'agenzia di coordinamento. Quindi c'è un investimento da parte di Finanziaria Italia anche sotto un profilo sia economico e sia di risorse dedicate proprio alla startup di questa agenzia di coordinamento. Tanto è vero che questo test fatto su Milano e provincia ha avuto subito esiti positivi e l'abbiamo immediatamente replicato su Reggio Calabria e provincia. Da pochi giorni avete avviato una nuova partnership con Simply Bits, che rientra nell'ambito dell'attività di Business Angel che Simply Bits porta avanti. Che cosa vi attendete da questa partnership? Quali vantaggi pensate di ricavarne concretamente? Allora, sì, comunichiamo oggi effettivamente che di recente è entrato Simply Bits nel nostro capitale sociale e ci aspettiamo effettivamente una crescita più rapida sfruttando il know-how di Simply Bits perché comunque è un partner veramente importante nel nostro settore. Bene, Nicola, ti ringraziamo per tutte le cose interessanti che ci hai raccontato. Salutiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro Face to Face. Grazie Paolo, saluto a tutti, buon pomeriggio.